Buongiorno a tutti e benvenuti. Questa è la seconda giornata di questo evento che abbiamo realizzato in funzione appunto della relazione del nostro patrimonio con la musica, la danza e le arti performative. Do il benvenuto a tutti, in maniera particolare c'è un po' di eco. In maniera particolare a Margherita Barilla, a Maria Teresa De Vito, Manuela Canali e sono i nostri ospiti particolari di questo evento. E poi ovviamente io e Francesco Failla vi salutiamo e vi accogliamo anche a nome del Vescovo che in questo momento si trova a Roma perché ha un appuntamento con tutti i Vescovi di Sicilia, con il Papa, quindi non poteva essere presente. Abbiamo appena saputo che il sindaco non potrà essere presente perché è impegnato in un'altra operazione del comune, per cui andiamo avanti e cominciamo subito, così stringiamo i tempi. Io faccio un moderatore del tempo, è tutto, quindi dovete avere pazienza. Ok, sì, quello sono io, sono Don Fabio Raimondi, direttore del Museo Diocesano e dei Beni Culturali della Diocesi e in qualità appunto di direttore del museo insieme a Francesco Failla, al quale poi passerò la parola, abbiamo pensato a questo progetto diocesano grazie anche alla donazione che è stata fatta alla nostra diocesi da queste signore che vedete qui, in maniera particolare Margherita Barilla, che ha donato una, diciamo, partito tutto con la realizzazione di una biblioteca diocesana, una sezione della biblioteca che dovesse avere contenuti relativi alla musica e alla danza per venire incontro ai licei coreutici, ai licei musicali che ci sono nella nostra regione. E come voi sapete, voi che avete risposto al progetto, era stato chiesto a voi proprio di partecipare e di diventare protagonisti di questo evento. E noi vi ringraziamo perché voi avete risposto insieme ai docenti che vi hanno curato e accompagnato in questa esperienza, che saluto e ringrazio insieme a Francesco. E poi, cosa abbiamo pensato di fare? Quando c'è stato appunto un sopralluogo, diciamo così, che Margherita, tempo fa, prima del Covid, è venuta qui a vedere la nostra diocesi e ha visto che anche il Museo Diocesano era uno spazio interessante, per cui è stata ispirata a donare delle opere che adesso sono state all'interno di una sezione specifica del Museo Diocesano, che voi vedrete appena finiremo questa mattinata, in cui praticamente vedremo, ascolteremo appunto cosa ci hanno da dire, dialogheremo con loro e nello stesso tempo avremo esperienza relativa ai progetti che voi avete realizzato, cioè vi vedremo, ci saranno consegnati degli attestati e vivremo appunto questo momento insieme. In questo percorso abbiamo cercato anche di intervenire sul nostro patrimonio, perché il progetto così mi sentite? Sì. Questo progetto che diciamo, riceve dei contributi dalla CEI, in cui il MAB, cioè Museo, Archivio e Biblioteca, si mettono insieme per realizzare qualcosa insieme, questo progetto è stato appunto contribuito dalla CEI e abbiamo fatto anche un restauro di un'opera d'arte che voi troverete nella stanza dove vi esibirete, perché c'è una Santa Cecilia, se l'avete notata, che prima, quando avete fatto la visita prima, non era restaurata, adesso invece è restaurata ed è messa lì in bella mostra. Bene, io non voglio raccontarvi nient'altro perché secondo me è molto più interessante ascoltare i nostri ospiti, però passo la parola a Francesco Failla che vi dice la parte relativa all'archivio e alla biblioteca. Grazie e buona presentazione. Stamattina mi sono svegliato con una frase che non mi ricordo se l'ho letto da qualche parte, se me la sono inventata o deve essere stata una delle ultime immagini che ho visto mentre scrollavo su Instagram. Però è una frase che
ha sempre bisogno di una sostanziale teoria, ma anche della grande capacità, che non dobbiamo mai perdere, di lasciarci sfidare in una maniera, come dire, naturale, senza preoccuparci di dover raggiungere un obiettivo perché qualcuno ce lo chiede, ma preoccupandoci soltanto di trovare stimoli, di trovare immagini, di trovare frasi, di trovare materiali che in qualche maniera ci possano ispirare. Il lavoro che abbiamo tentato di fare, ovviamente dobbiamo molto a Maria Teresa, Maria Vida, Manuela, ma anche ad altri che hanno donato opere, materiali, oggetti, che abbiamo voluto non incamerare, abbiamo voluto provare a immaginare di mettere al centro di un progetto. Queste due giornate sono sostanzialmente un invito. Il nostro territorio, quello che leggete nel titolo del progetto, questo patrimonio che dialoga con il territorio, ci siamo resi conto, questo lo dobbiamo ovviamente anche alla presenza dell'Angelo Musco e soprattutto i nostri ragazzi del Sebusio e tutti quanti voi, il nostro territorio aspira ad essere un territorio anche sovradiocesano, quindi non soltanto i nostri 15 comuni, ma riteniamo, questo è un po' quello che abbiamo tentato di condividere, abbiamo immaginato la creazione di un polo nel quale musica, arte, teatro e qualunque tipo di arte performativa può trovare qui in questo luogo, che non soltanto noi raccogliamo e mettiamo insieme i libri donati. Mi rivolgo in modo particolare ai docenti, docenti vostri, noi siamo anche nelle condizioni come biblioteca di poter acquistare dei libri, se ci sono dei progetti, se ci sono delle tesi, delle relazioni, degli spettacoli, qualcosa da mettere insieme, perché internet risponde ad una domanda, ma spesso quella domanda facciamo fatica a capire se riceve una risposta che scientificamente sia condivisibile. In biblioteca, in archeologia, invece abbiamo una materialità che è fatta anche di umanità, ci sono anche delle persone che tra virgolette possono accompagnare. Ecco, il nostro auspicio è questo. Domani noi saremo ancora qui, e dopo domani, tra una settimana, tra un mese, e insomma nel prossimo anno scolastico noi saremo ancora qui. Qualsiasi cosa tra virgolette possa essere vicina alle cose che fate, o se avete delle curiosità che in qualche maniera volete anche provare a soddisfare, ecco, questo può essere un luogo nel quale non soltanto conserviamo, non soltanto restauriamo, ma noi usiamo la parola, la usiamo con padre Fabio con molta cautela, tentiamo di valorizzare. E prendevi dentro questa parola, valorizzare non vuol dire dare valore economico, ma far sì che ogni persona possa essere quello che sceglie di essere. Grazie Francesco, e adesso passo subito la parola a Margherita, che già si sta preparando e ci parlerà con molta passione, già ve lo dico prima, perché lei è un'appassionata del suo lavoro, perché veramente lo vive con grande forza e grande passione. Io in parte la capisco, perché pure io sono un focoso da questo punto di vista, nel senso che la passione per le cose che faccio si vede, perché la trasmetto anche senza rendermi conto, perché ce l'ho dentro e quindi è così. Sebbene in maniera scarsa, pure io ho fatto un'esperienza di danza nel passato, quindi anche quella abbiamo nel bagaglio, sicuramente tante cose. A te la parola. E quindi io direi che tra gli appunti che ho scritto dico subito: la passione è il nostro privilegio, però dovete capire perché è un privilegio, perché la conoscenza, guarda, io parto dagli appunti perché sennò non ci riesco. Quello che ha scritto Don Fabio sulla mia diciamo collezione, che sono dei quadri che mi hanno donato, che mi hanno portato, oppure addirittura Villa Bausch, lui ha scritto questa frase che è sul Vangelo, Samuele, Capito, io non me ne so, queste cose. Davide pensava con tutte le sue forze davanti al Signore. Davide pensava con tutte le sue forze che lui possa dire nulla davanti al Signore. Quindi che cosa significa? Significa che lui danzava, dava tutto il suo corpo, ma danzava.
ricerca di Dio, ovvero alla ricerca della perfezione. Le danze d'arte che ricercano più di tutte la perfezione. E la fatica che noi facciamo, noi danzatori, perché poi è bello anche la fatica, ma la fatica che fa il danzatore deve essere quotidiana. Se tutti i giorni siamo attaccati alla barra, facciamo il nostro esercizio, perché se noi abbandoniamo il nostro esercizio e ci dobbiamo concentrare, dobbiamo pensare che noi non serve solo. E poi, che cosa vi voglio dire? Ecco, dico, qui c'ho scritto, la danza stessa è la vostra maestra di vita. Però la danza non significa solo, ecco, questa è la cosa che vi devo dire, perché è la cosa più grande, quando vi migrano. Io poi ho scoperto che non essere così per una storia, forse in futuro vi racconterò, ma la danza non significa un piacere a se stessi, significa donare agli altri qualcosa di bello, qualcosa che mi faccia partecipare, e come anche il teatro quando l'attore ti prende, tu vedi uno spettacolo di balletto e diventi la protagonista, diventi quella che è maltrattata, diventi quell'altro, non pensi più a sé, libero sei, pubblico che gode della sua, del tuo lavoro. Ma questa è una gran fatica, ragazzi, non è solo divertimento e non è compiacimento di sé, perché per donare bisogna avere veramente il cuore aperto, non dire oddio quanto sono bello, quanto sono bravo, no, perché lo specchio che noi facciamo lo stadio, noi danzatori, o anche se lo fate solo per imparare a dire, va bene lo stesso la danza, perché la danza insegna molto per la matematica, per i rapporti con gli altri, per la cosa. Lo specchio non serve per dire oddio quanto sono bello, serve per dire che in questo punto il lontano è giusto. Vedete che diventa subito la domanda, perché se no non ballate, lasciate perdere, fate divertitevi, ballate liberamente, che poi va benissimo pure lo stesso, non è ginnastica la danza, questo è che voglio dire a voi, e soprattutto la dovete fare non pensando solo a una carriera di prime donne o di primi uomini, ma per la bellezza di poter dare qualcosa quando si arriva a qualcosa. E poi l'altro discorso, io mi fermo un gioco da vicini e non capisci che il progetto ha un significato di volare verso la libertà, verso qualcosa che si, la violenza, quello che volete, ma dovete interpretare e lavorare il vostro corpo. Questo è un principio importante, poi mi sembra che ho finito, però se mi potete fare le domande, che ne so, perché non è finito. Ecco, no, volevo intervenire con le. Chi non fa, qui c'è Michele, no? Che voi farete, che mi è piaciuto molto questa idea, racconterete, avete fatto, me lo fate sapere, perché è bella questa cosa, perché Michele... Ricordo delle anime. Eh? Sì. Che cos'è? Che cosa fate? Un racconto scritto, no? Avete scritto qualcosa? No, loro sono un muscolo di carattere. Ma non c'è un ma lo sapete, che il bravo ballerino, se sono diplomati in accademia, facevano danza tutti i giorni, finito il liceo classico. Faccio l'esempio maggiore, che c'è una foto giù di Becca Conti, lei ha fatto il classico con 7, 8 e 9 in greco, si è diplomata con 9 in greco, 7, 8 e le altre materie. Studiava, ma poi dal greco, perché il greco è come la matematica, proprio la grande media, ha imparato anche tante cose. Quindi non pensate voi che studiare, approfondire le cose, materie culturali, conoscere qualsiasi cosa attorno, non si vive da soli così a ballare. Dovete sapere che cosa succede nel mondo. Per esempio anche tutta questa storia delle guerre, di sapere i ballerini quando stavano al freddo, in periodi terribili, facevano ginnastica senza neanche calzerocchi, non so, dovete capire che voi non siete sole o ballate così. La danza deve raccontare tutto quello che succede nel mondo, raccontarlo e sentirlo, e soprattutto studiarlo molto, siate come i ballerini studi, non possiamo più, e non sono
Questo io l'ho fatto per il centro quotidiano, perché so quanto è importante anche stare in una regione così importante in questo momento, anche storicamente, quello che è quello che è di cultura. Però è molto importante che lo sia tutto. Se così che uno che conto non importa niente. Se voi decidete, non solo potete parlare di cultura con il presidente della regione, con la politica che c'è, con il presidente del sindaco delle città, e noi vogliamo fare questo. Così bisogna combattere, ragazzi. Voi siete la mia generazione che fa, dovrà faticare voi di più di noi. Grazie. Ve lo dicevo che è appassionata, no? Effettivamente è così. E quello che diceva lei, che accennava anche Francesco prima, oggettivamente è importantissimo, perché ormai siamo nel mondo della rete, no? Si fa tutto in rete, eccetera, ma la rete non è soltanto l'internet, la rete è la capacità di mettere in relazione le persone, e anche se sono in territori lontani, non è detto che dobbiamo essere tutti a Caltagirone. Già l'esempio di oggi è che un liceo di Caltagirone e un liceo di Catania si sono messi insieme per vivere questa esperienza. È una cosa bellissima, non è così ordinario come discorso, perché diventa quasi una cosa straordinaria. Noi dovremmo farla diventare ordinaria invece, dovremmo poter dire domani che quando si trova una situazione di questo genere, la mia normalità, magari venisse il tempo in cui potremmo dirlo questo. Bene, io adesso vediamo chi c'è, prima ancora io, ecco, Manuela. Manuela Carnati, che è musicista ed è stata l'ex bibliotecaria, come ci ha raccontato Margherita, della prima biblioteca di danza dell'Accademia Nazionale. Quindi a lei passo adesso la parola, perché c'è la Nazionale sulla danza. Ah, ok. Non possono vederla perché è chiusa. Ok. Va bene. Ringrazio tutti, il vescovo, il caro Giorgio Belli, che ha promosso questa iniziativa. Ringrazio il direttore dell'Ufficio dei Beni Ecclesiastici, Don Fabio Raimondi, che ha realizzato questo progetto. Perché questa idea è importante, è quella di una connessione tra museo, archivio e biblioteca. Veramente si è conosciuto tutto lo staff, tutta l'organizzazione della città Illa, persino le nostre custodi che sono di sotto e che lavorano incessantemente per la protezione di questo ruolo. Mi è venuto subito, intanto mi sono commossa, devo dire che questo è un luogo d'arte intenso, molto profondo, e questo in chi magari ha una certa sensibilità provoca, diciamo, veramente una forte emozione. Io ho avuto il piacere e l'onore, nella mia professione, di occuparmi del padiglione Via Ruscaia, alla russa Via Ruscaia. Io sono russa, era stata la fondatrice dell'Accademia Nazionale di Danza di Roma, Eugenia Polissenko, di origine ucraina, e quindi tra tutte le carte io sono riuscita a organizzare un po' in ordine. Da Varese c'era una connessione fortissima con la Sicilia, quindi pensate che bellezza, era una coreografa che intendeva spesso venire a Siracusa all'Istituto Nazionale del Dramma Antico ai suoi tempi, sto parlando degli anni 30, a coreografare appunto le parti appunto di danza, di movimento delle tragedie greche, quindi qualcosa veramente di sublime. Queste connessioni mi hanno portato a riflettere molto, a dare proprio così, anche sentirmi veramente onorata, così come se veramente Dio fosse calato su di voi, ci avesse particolarmente ispirato. Non ho potuto non pensare all'unica lettera degli artisti che è stata scritta da un grande papa, Giovanni Paolo II, ora santo, quindi San Giovanni Paolo II, che ha scritto una meravigliosa lettera agli artisti. Sapete che questa è l'unica lettera effettivamente ufficialmente scritta agli artisti, e quindi mi preme di poter sottolineare delle parti che si legano fortemente al talento artistico di Don Fabio Raimondi. Io devo assolutamente dirlo, perché ho ritrovato proprio in alcune parole tutto quello che si sta progettando, che si sta realizzando concretamente. Il Papa dice: l'artista è l'immagine di Dio creatore, è Dio che ha chiamato all'esistenza un uomo trasmettendogli il compito di essere
L'uomo si rivela più che mai immagine di Dio e realizza questo compito prima di tutto plasmando la stupenda materia della propria umanità e poi esercitando un dominio creativo sull'universo che lo circonda. Pensate che meraviglia, questa è umanizzazione, cioè questa è tutta l'umanità giovane, futuribile che noi troviamo oggi in questo consesso. E ancora, il tema della bellezza è qualificante per un discorso sull'arte. La bellezza è l'espressione visibile del bene, come il bene è la condizione metafisica della bellezza. Vi invito veramente a riflettere a queste parole. La verità è che la lettera degli artisti la trovate proprio in internet e vi prego di metterla nel vostro taschino, perché è una lettera davvero particolare. Addirittura il Papa cita Platone, dice che di qua, Platone che scrive, la potenza del bene si è rifugiata nella natura del bello. Quindi tutto questo bello è una forma assolutamente di bene. L'artista vive una peculiare relazione con la bellezza, in un senso molto vero si può dire che la bellezza è la vocazione a lui rivolta dal creatore, col dono del talento. E certo anche questo è un talento da far fruttare nella logica evangelica dei talenti. Chi avverte in sé questa sorta di scintilla divina, che è la vocazione artistica, di poeta, di scrittore, di pittore, di scultore, di architetto, di musicista, di danzatore, di attore, avverte al tempo stesso l'obbligo di non sprecare questo talento, ma di svilupparlo, per metterlo al servizio del prossimo di tutta l'umanità. E Don Fabio, che è il direttore artistico di questo particolare progetto, è riuscito, grazie al suo straordinario talento artistico, a convogliare in questo luogo i sublimi talenti. Tanti talenti artistici, includendo anche le arti performative, danza e musica. E questa è l'originalità, questa è l'unicità di questo luogo. E questi spazi acquistano una luce inconsueta, riferiti ad un umanesimo cristiano, ad un rinnovato rapporto tra chiesa e cultura. È un rapporto che si propone nel segno dell'amicizia, dell'apertura e del dialogo. E ancora Papa Giovanni Paolo II scrive: la bellezza di cui siamo avvolti mette la gioia nel cuore degli uomini e delle donne, ed è un frutto prezioso che resiste all'odorio del tempo, unisce le generazioni e li fa comunicare nell'ammirazione. La Chiesa dunque ha bisogno dell'arte per interpretare il messaggio evangelico e la sua concreta applicazione nella vita della comunità cristiana. Questo percorso che il MAPRE di Caltagirone inaugura oggi, secondo molte persone che abbiamo parlato in questo periodo, farà parlare molto del futuro. E la vostra città e la vostra comunità ne trarranno molti benefici, molto successo e soprattutto grande prestigio. Prestigio che è di natura morale, ovviamente. Sento una profonda dimensione spirituale e un forte legame tra il Vangelo e l'arte, un forte legame con la ricchezza delle genialità. E a contatto con le opere d'arte, ancora di più del Papa, l'umanità di tutti i tempi aspetta di essere illuminata sul proprio cammino e sul proprio destino. Grazie. Grazie Manuela per questo brevissimo excursus delle tracce prese da questa lettera. Hai avuto parole forse eccessive nei miei confronti, ma in realtà qui è un lavoro di squadra, perché voi sapete bene che le cose da sole non si possono fare, da soli non si possono fare. Quindi Francesco è con me ormai da diversi anni, collaboriamo insieme, più l'associazione Creios che sorregge un po' tutte le attività della nostra, del MAB praticamente, e il lavoro di squadra che poi porta a questo in fondo. Però è vero che è proprio l'arte che in qualche modo esprime quella luce che ciascuno di noi porta dentro e che ha bisogno di venire fuori in maniera diversificata, perché non tutti sanno ballare, non tutti sanno dipingere, non tutti sanno fare fotografie, eccetera. Io per esempio sono
mi dicono che sono pessimo nel fare le fotografie col telefono, quindi me ne devo fare una ragione, perché è così, soprattutto se devo fare dei selfie siamo rovinati, quindi vabbè, lo faccio fare agli altri per me. Però sono molto social, non è che non sono social, è solo che io da solo faccio schifo, diciamo, da questo punto di vista. Posso fare tante altre cose, però va bene, questo sì. Bene, non parliamo di me, ma parliamo di altro. Produttrice, autrice e regista. E regista Maria Teresa De Vito, che ha realizzato dei video che sono nella sala della danza, dedicata alla danza all'interno del museo, e che ha alle spalle, diciamo, esperienze veramente molto interessanti. Io ora passo la parola a lei e poi lei ci dirà cosa vogliamo fare. Buongiorno a tutti, io voglio essere breve perché eravamo deciso di far vedere un video che si può vedere giù nella sala dedicata alla Padilla. Io ho conosciuto Margherita Padilla 20 anni fa, perché mi chiamò un'accademia per fare un corso di videoregia. E dopo quell'esperienza è nata un'amicizia e ho avuto l'occasione di conoscere un'artista straordinaria con una vita intensissima. Adesso lo posso dire, lei non può rispondere, però quando io ho conosciuto la sua vita, da quando era piccola, addirittura da come è nata, perché lei è nata alla fine della guerra, e con tutte le problematiche che ha avuto, che lei mi ha raccontato, ci ho detto, ma io voglio fare un documentario di questa cosa, perché c'erano tanti elementi. Realizzare un documentario significa costruire una storia in un percorso di profondità, cercare di individuare dei dettagli, qualcosa che mettono insieme tanti momenti diversi nella vita, quanto 40 anni, 30 anni di lavoro. Come si fa? Un documentario in genere dura un'ora e 20, un'ora e 30, è molto difficile. Allora, voi che ho capito che avete anche delle passioni legate alla regia, ricordatevi che quando decidete di fare un film, ormai si chiama un film documentario, prima di tutto immergetevi profondamente nell'argomento che volete trattare. Deve diventare vostro. Voi dovete essere quella persona. Se è una persona, siete quella persona. È come l'attore, non cambia nulla. All'interno poi, in quel personaggio vi dà le strade che dovete fare. Non vi mettete dei paletti, non dite oggi faccio questo, domani succederà questo. Lasciatevi liberi. Io posso dire il Signore vi guida. Il Signore vi guida, lo Spirito vi guida. Voi sarete guidati, perché è difficilissimo. È veramente complesso. Perché voi dovete raccontare la vita di un altro, ma dentro quella vita ci dovrà essere un figlio. Allora, come si fa a raccontare una persona che ha 6 anni, comincia a danzare e poi diventa prima ballerina al Teatro dell'Opera, dopo diventa direttore dell'Accademia Nazionale di Danza, facendo delle cose straordinarie, uniche, portando prima Bausch in Italia, a Roma, facendola diventare presidente onorario dell'Accademia, cose che sono inenarrabili. Oppure dopo questa esperienza comincia, quindi diventa altra esperta del Ministero della Valutazione del percorso formativo, cioè e dopo ancora, è una cosa, lei è meravigliosa. Allora, stiamo preparando questo documentario. Questo documentario finirà, perché finisce, in realtà è finito oggi, ieri, perché lei ha portato una parte della sua vita in questo museo. Sarà qui, insieme a queste opere di artisti che l'hanno conosciuta, l'hanno amata e hanno dipinto per lei. Perché quando voi vedrete Ennio Calabria, che è stato un grandissimo pittore italiano morto qualche giorno fa, oppure Pezzi Candela, loro hanno fatto, non hanno donato un'opera, loro hanno fatto quell'opera, le scene che avevano davanti una persona straordinaria e volevano mettere qualcosa di quella persona in quell'opera. Per cui quella è te, bravo, avete chiamato collezione Padilla, perché lì dentro c'è la Padilla e voi ce l'avete solo voi e lei ve l'ha donata.
vita, un'altra ragazza che è diventata una grande quadra di livello internazionale. Stop. Grazie. Assolutamente non mi piace. E poi ho incontrato
la sanità minerale. Viene il sistema strisciato per terra, intorno, le variazioni terra. Thank you.
maniera diversa, a me è partito da qualcosa da dentro, io volevo fare. Sì, non sono venuta qui a far vedere la copia della Sciascaia, della Lopatina, della Paola. A me piacerebbe, perché c'è proprio i tuoi piedi molto dotati. Io devo far vedere molto veloce, molto veloce. Grazie.
Grazie.
è ancora studente. Gioschitti è un compositore, la Caltagirone ovviamente lo conoscono in tanti, ma non solo la Caltagirone ovviamente, ma è anche il delegato alla direzione dell'Istituto Pietro Vinci di Caltagirone, che è un istituto musicale. Per cui, come il vostro liceo che ha il doppio indirizzo, no? Avete l'indirizzo di danza e l'indirizzo musicale, questo è invece un istituto che è solo musicale. Per cui vorrei passare la parola anche a lui per dare l'esperienza relativa alla musica. Abbiamo parlato tanto di danza, adesso vorremmo ascoltare anche te per questo. Dopodiché passeremo a delle domande che magari sono nate da quello che avete ascoltato, e poi passeremo invece a vedere i video che avete realizzato. Grazie mille. Dopo una giornata così bella e dopo queste tre meravigliose signore che sono una grandissima artista, è veramente difficile così dire. Ma quello che vorrei dire, intanto, che l'esperienza artistica è qualcosa della parte che ho condiviso con Marbella, con l'attività, crea una doppia connessione, quella col proprio vissuto interiore, con la propria esperienza personale. E quanto mai variegata, naturalmente, ognuno di noi ha un'esperienza diversa, e la connessione fra di noi. La musica, la danza, crea un legame, una connessione che al di là, quando è veramente pura, quando esce da studio, cose un po' terra terra come l'aspirazione a carriera o cose che tu parlavi. Crea veramente l'unità del genere umano, veramente, nel piccolo come nel grande. Abbiamo avuto esperienza internazionale, abbiamo avuto a che fare con compagnie di danza, con gruppi sinfonici, come vedi il violinista ucraino che condivide l'esperienza con il violinista russo, Italia, Francia, Germania, di quanti sono venuti al di là della lingua, questo è il miracolo, questo è il genio dell'arte, e siamo tutti connessi verso la bellezza. Tra l'altro una cosa molto, molto interessante che lega un po' la danza e la musica è il fatto che siano delle arti che vivono di memoria. Naturalmente sia la musica che anche la danza può essere notata se c'è una struttura anche molto complessa. Ma il pubblico, che è il fruitore della nostra esperienza, porta con sé una memoria, una ricostruzione, che è anche molto l'esperienza diretta del fatto. Sì che noi possiamo parlare di un balletto, possiamo parlare di una sinfonia, senza averla di fatto nel suo svolgimento attuale, ma ricordando, ricostruendo, facendo propria questa esperienza. In questo senso un artista è il comunicatore di memoria, il pubblico è il portatore di questa memoria, che si estende nello spazio anche nel tempo. Quindi è veramente un privilegio essere degli operatori diretti nel campo dell'arte, ed è un privilegio avere a che fare con voi, che nell'arte siete i fruitori. Questo è l'invito a conoscere, a studiare, di un po' di impegno a scoprire questi tesori nascosti che vi servono della danza, della musica, dell'arte. Grazie a tutti. Grazie. Grazie Gio. Direi che se c'è qualche domanda che volete fare ai nostri ospiti che sono stati qua, questo è il momento in cui potete alzare la mano e dire un'interrogazione, non vi daremo nessun voto, fatelo liberamente. Margherita. Mostrare le gambe ballando e così. Vabbè.
Vuoi fare qualche provocazione alle ragazze?
vogliono addominali, per fare certe cose ci vogliono addominali seri, no? Adesso invece vedremo il video del servizio, che ha una caratteristica diversa. Loro non sono un liceo di danza, quindi hanno fatto secondo le loro capacità. Questa classe in maniera particolare, questo istituto, sta seguendo con noi anche il VCTO, quindi stanno vivendo un'esperienza molto intensa al museo, quindi vengono spesso, molto spesso, per cui questa esperienza che loro hanno raccontato in realtà è stata una cosa che noi abbiamo quasi estorto in un certo senso, però è stato molto bello perché loro sono stati molto carini e disponibili nel realizzare questo video. Grazie anche per questo video che ha raccontato proprio il museo, le opere d'arte, in relazione con la musica, la danza. È stato molto interessante anche questo aspetto, insieme a quello appunto della danza è diventato veramente qualcosa di molto completo, ecco. E noi siamo molto contenti di aver avuto voi in questa esperienza e avervi in qualche modo stimolati a fare qualcosa di nuovo nella vostra vita, che è sempre un'esperienza nuova, no? È un'esperienza arricchente poter fare qualcosa di nuovo sulla quale magari non ci si è mai giocati prima. Quello che vedete adesso è la sequenza, in realtà, delle performance che adesso vivremo giù nella quadreria del Museo Diocesano. Ci sarà la quarta classe del liceo coreutico di Gerobusco di Catania, Federica Maila, che proviene dall'Accademia Nazionale di Danza di Roma, e l'Associazione Danza Claudio Ricciardi di Caltagirone e l'Istituto Segusio, Bonaventura Segusio, Istituto Superiore di Caltagirone. Prima di fare questo, però, con Margherita e Francesco, vorremmo consegnarvi almeno degli attestati di partecipazione a questo evento. Gli doniamo appunto, ecco, Ilaria. Sì.
Angelo Musco, un rappresentante per l'istituto. Andando in quadreria al Museo Diocesano, dove vedremo le vostre definizioni.